E le accise che andavano eliminate, che fine hanno fatto, cara Giorgia Meloni? Cari amici della destra italiana, simpatizzanti e iscritti del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore, benvenuti in questo nuovo video. Come al solito, la realtà si scontra con le promesse fatte in campagna elettorale e le stesse non vengono mai mantenute. Oggi in gran parte d'Italia il carburante ha superato i 2 euro al litro, il ministro continua a rassicurare circa il monitoraggio sulle speculazioni, ma quelli che escono dalle tasche degli italiani sono soldi sonanti. Il mancato rinnovo dello sconto sulle accise, cosa che la Meloni rimproverava al governo Draghi in un video che è stato virale la settimana scorsa, si è avverato proprio sotto il suo governo. Ma allora io mi chiedo quanto vale la dignità di un politico italiano che non riesce a mantenere mai una delle promesse fatte in campagna elettorale. Vogliamo ancora ricordare il famoso blocco navale che avrebbe dovuto istituire questo governo una volta eletto? Anche in quel caso nulla di tutto ciò. Anche noi del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore avremmo potuto fare le stesse promesse. Soltanto che noi non siamo disposti a barattare la nostra dignità per un singolo voto e soprattutto non siamo disposti a mentire al popolo italiano. Oggi l'Italia purtroppo gode di una sovranità limitata che non le consente quasi nessun margine nell'ambito della politica economica. E la sua mancanza di credibilità fa sì che la speculazione e questa specie di libero mercato possano agire impunemente ai danni del popolo italiano. Da parte mia, Giuseppe Minnella e dal Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore, un saluto e arrivederci al prossimo video. Ciao!